Ben ritrovati! L'argomento di questa puntata di Arte Vagando è la fotografia. Più in particolare parleremo di un festival fotografico di grande rilievo, quello di Arles, in Francia, che si è aperto in questi giorni. Alla rassegna partecipa da ben 20 anni anche l'AFI, Archivio Fotografico Italiano, quest'anno con la personale del presidente Claudio Argentiero, dal titolo Anima Rurale. Argentiero, quest'anno sono 20 anni che puntualmente tu ti rechi in Francia ad Arles per questo grande evento fotografico tra i più riconosciuti, diciamo, per quanto riguarda la fotografia. Ma quest'anno c'è una novità. Sì, diciamo che appunto 20 anni fa abbiamo realizzato la prima mostra dedicata alla Terra del Riso, Terra del Riso del Vercellese, soprattutto il Vercellese perché era l'anno internazionale del riso e Arles è gemellata con Vercelli e quindi era nata questa collaborazione, che da allora l'AFI ha saputo mantenere nel tempo, realizzando libri, mostre, tornando anche nel corso dell'anno, quindi non ci limitiamo, diciamo, al periodo legato ai raccon della fotografia che si tiene tra luglio e settembre, ma anche in altri periodi abbiamo portato grandi autori italiani, cito Mauro Galligani, cito Elio Ciol, cito Maurizio Galimberti. Quindi la nostra presenza ad Arles è costante e questo ci ha aperto anche delle opportunità su Aix-en-Provence e Marsiglia, dove già quest'anno torneremo a fare delle cose sicuramente importanti. Quest'anno, appunto, a 20 anni dalla prima mostra, torno con un mio lavoro personale dedicato alle terre d'acqua. Si chiama Anima Rurale perché ripropongo poche immagini del passato, soprattutto ritratti di contadini che hanno voluto camminare con me lungo le risaie del Piemonte e poi con dei paesaggi e delle architetture contemporanee che mettono in luce la bellezza di questi luoghi che mutano. Perché questa mostra? Perché in un periodo in cui si parla di agricoltura, i lavoratori scendono in piazza perché appunto manifestano, diciamo, tutte le problematiche legate a questo tema che l'Europa in qualche modo vuole anche condizionare con nuove teorie. Sicuramente è un punto di riferimento per chi vuole invece approfondire attraverso la bellezza il mantenimento importante delle tradizioni, perché grazie a queste persone il paesaggio muta, ma riesce sempre a meravigliare attraverso la luce, che chiaramente è la fotografia. Quindi un'opportunità, verrà presentato più avanti anche un libro al quale stiamo lavorando in collaborazione con il Comune di Arles e con il Collège Jean Mélange della città di Arles. Avremo l'occasione appunto di proporre dei percorsi e di far conoscere anche la fotografia italiana attraverso dei portfolio che saranno visibili nella galleria che sarà in piazza, quindi Place de la Repubblica ad Arles, l'AFRI avrà il suo spazio e lì sarà possibile ai visitatori anche vedere le foto di autori che fanno parte della collezione del passato e del presente su temi vari e abbiamo preparato tutta una collezione di stampe fine art e di stampe vintage e quindi per noi è davvero una linfa, un'occasione di stimolo per frequentare la fotografia di alto livello, ma soprattutto per incontrare nuovi autori da proporre anche in Italia. Lo scenario dove si svolge questo grande appuntamento, questo grande evento, è suggestivo in tutti i sensi. Tra le viette del borgo, di questa cittadina, si trovano foto ovunque, ma anche la stessa città è una cornice meravigliosa. Beh, non dimentichiamo che Arles è diciamo, una cittadina straordinaria in termini appunto di bellezza, di monumenti, di architettura, di vicoli. Poi siamo vicinissimi alle città d'arte, siamo vicinissimi alla Camargue, a Saint-Marie-de-la-Mer, le Salines de Giraud, quindi è un territorio stupendo per chi vuole passare dei giorni tranquilli anche visitando, diciamo, anche il territorio. È chiaro che Arles in questo periodo del festival è particolarmente affascinante perché è una città che si gira completamente a piedi, è una città che offre nel programma ufficiale circa 60 mostre di autori internazionali che mettono in luce anche la contemporaneità della fotografia, quindi le scelte autoriali. C'è la più grande scuola francese di fotografia,
Abbiamo adesso l'UMA che ha creato uno spazio d'arte straordinario, qui è una città molto dinamica e dedicata all'arte. Hanno capito come attraverso l'arte è possibile alimentare un turismo di qualità. È chiaro che Arla in questo periodo è straordinario anche perché in ogni vicolo, in ogni bar, in ogni locale, sono nate tantissime gallerie, c'è fotografia. E quindi la gente vive pienamente questo mondo che raramente vedi in altri festival, perché gli altri festival sicuramente ben organizzati, però si limitano, diciamo, a delle mostre, invece qui c'è proprio un vissuto, un modo di vivere anche la notte, le musica, con la musica, il ballo, con le proiezioni, insomma, è un insieme di emozioni anche al teatro antico che raramente si vede nei festival. Bene, grazie a Claudio Argentiero, grazie a voi di averci seguito. Ci vediamo la prossima settimana. Tanti saluti a tutti e buone vacanze a chi parte.